Esperimento con la rotaia cuscino d'aria. Un carrello è trascinato da un pesetto, al quale è legato da un filo. Il sistema di questi due corpi è inizialmente fermo. La massa del carrello è 380 grammi, la massa del pesetto è 20 grammi. Il carrello inizialmente si trova in questa posizione e il pesetto in quest'altra. Il pesetto viene lasciato cadere, cade per un'altezza H di 20 cm, poi arriva a terra. Durante la caduta del pesetto il sistema accelera e si porta dalla velocità iniziale, che era 0, a 38 cm al secondo. Sulla rotaia, tra il binario e il carrello, c'è anche un debole attrito, perché la rotaia a cuscino d'aria non è perfetta e bisogna calcolare il coefficiente d'attrito, ovviamente dinamico, perché il sistema si muove, e il risultato sarà effettivamente un valore molto piccolo, a dimostrazione che l'attrito è poco. Andiamo direttamente a rispondere all'ultima domanda: calcolare il coefficiente d'attrito dinamico. Il modo più semplice di risolvere questo problema è utilizzare l'energia meccanica. Dopo vedremo anche come si può realizzare questo problema utilizzando le leggi di Newton del sistema a due corpi. Cominciamo con l'energia meccanica e costruiamo e riempiamo questa tabella, che riporta le posizioni A e B del sistema, che si sposta verso sinistra in basso, e riporta le varie forme di energia. L'energia potenziale elastica potevo anche non metterla, perché non c'è nessuna molla in questo problema. C'è l'energia cinetica, espressa in millijoule, dove energia cinetica significa non solo quella del carrello ma anche quella del pesetto, cioè dell'intero sistema. Poi c'è l'energia potenziale gravitazionale, dal momento che il pesetto scende e quindi varia la sua energia potenziale gravitazionale, il carrello in realtà no, perché rimane sempre sul piano. E infine c'è l'energia meccanica, che è la somma di tutte le energie cinetiche e potenziali del sistema, quindi è la somma di questa riga e di quest'altra. Cominciamo a mettere gli zeri. Abbiamo detto che l'energia elastica non c'è neanche l'energia cinetica all'inizio, perché il sistema è fermo. Alla fine invece in B non c'è energia potenziale gravitazionale, perché il carrello è rimasto sempre a livello 0, il livello 0 è il carrello, possiamo prendere il livello del piano, mentre invece il pesetto ha perso la sua energia potenziale gravitazionale e trovandosi al suo livello 0, che è quello del terreno, H uguale a 0. Quindi il sistema non ha più energia potenziale gravitazionale. Possiamo però calcolarci l'energia potenziale gravitazionale del sistema all'inizio, in posizione A. Quando dico del sistema, in pratica intendo dire solo del pesetto, perché ho assunto il livello 0 della quota, il piano orizzontale per il carrello. Per calcolare quindi l'energia gravitazionale iniziale del sistema devo calcolare mgh, m del solo pesetto, quindi 20 grammi, per g per 20 cm. Dunque mgh, il risultato è 39,2 millijoule. I calcoli non li ho mostrati. Poi calcolo l'energia cinetica del sistema alla fine, cioè in B. Ricordiamo che energia cinetica di entrambi gli oggetti, perché si muovono tutti e due. Quindi devo calcolare un mezzo, la massa totale del sistema, quindi m grande più m piccolo, per la velocità al quadrato, che è di 38 cm al secondo per entrambi. Dopo aver fatto le opportune equivalenze e i calcoli, ottengo 28,88 millijoule. E vedo che dei 39,2 millijoule iniziali di energia meccanica sono, diciamo, sopravvissuti soltanto 28,88. Dove sono finiti quei 10,32 millijoule, che sono la differenza fra l'energia meccanica all'inizio e l'energia meccanica alla fine? Sono finiti in calore, cioè in energia termica, per colpa dell'attrito. L'attrito si è mangiato 10,32 millijoule di energia meccanica e l'ha trasformati in calore. Ma noi sappiamo che ogni volta che c'è una trasformazione di energia c'è qualche forza che compie lavoro, perché il lavoro è l'energia in transito, cioè l'energia che cambia forma. Siccome l'attrito è stato responsabile di questa trasformazione di 10,32 millijoule, vuol dire che questo valore è il lavoro dell'attrito in modulo. In modulo perché sappiamo che l'attrito fa lavoro negativo, quindi il lavoro dell'attrito senza il modulo sarebbe meno 10,32 millijoule. Gli altri 28,88 millijoule che hanno cambiato forma e sono passati dalla forma gravitazionale alla forma cinetica
invece sono associati a un'altra forza, al lavoro di un'altra forza, la forza di gravità. Quindi 28,88 millijoule è il lavoro che fa la forza di gravità mentre il sistema si muove, mentre il pesetto cade. È un lavoro motore, perché la forza di gravità tira in basso e anche lo spostamento avviene in basso. Comunque, ai fini del problema, questo lavoro della forza di gravità non servirà. Servirà invece il lavoro della forza d'attrito, perché il nostro obiettivo è calcolare il coefficiente d'attrito dinamico. Che il lavoro dell'attrito in modulo fosse 10,32 millijoule si poteva dedurre proprio dalla perdita di energia meccanica del sistema. Infatti l'energia meccanica alla fine è minore rispetto a quella che c'era all'inizio. Quindi l'energia meccanica finale è uguale a quella che c'era all'inizio meno quella che si è mangiata all'attrito. Da cui troviamo di nuovo quello che abbiamo trovato prima, cioè che il lavoro dell'attrito in modulo è 10,32 millijoule. Sapendo che il lavoro dell'attrito si calcola a forza d'attrito per lo spostamento e che lo spostamento è stato di 20 cm, allora possiamo calcolare la forza d'attrito. Attenzione però che quando diciamo che lo spostamento è di 20 cm, non intendiamo questi 20 cm, ma questi 20 cm. Sono sempre 20 cm perché il filo è inestensibile, ma questi sono i 20 cm in cui l'attrito fa lavoro resistente, perché l'attrito, ricordiamo, che è tra il piano e il carrello. E infatti la forza d'attrito, sempre in modulo, si calcola coefficiente d'attrito dinamico per la forza normale che schiaccia il carrello contro il piano. Questa forza normale è il peso del carrello, m grande g. Quindi non sbagliamo, mettiamoci m grande e non m piccolo del pesetto. Dunque, dalla formula di prima ricaviamo la forza d'attrito dividendo 10,32 millijoule diviso lo spostamento del carrello 20 cm e troviamo che la forza d'attrito è 0,0516 newton. Poi, sapendo che la formula dell'attrito è questa, ricaviamo il coefficiente d'attrito dividendo la forza d'attrito diviso la forza normale, che è il peso del carrello. Carrello, ricordiamo, da 380 grammi, quindi carrello che pesa 3,724 newton. Il risultato di questo calcolo è circa 0,014, un coefficiente d'attrito dinamico molto piccolo, a dimostrazione che la rotaia a cuscino d'aria quasi elimina completamente l'attrito.